Amici di Al Volante, benvenuti ad una nuova puntata della rubrica più social del web. La Juventus vince 3-1, si libera di un incubo, quello di non riuscire più a mantenere il passo delle inseguitrici. Bene, Allegri fa il suo lavoro, gioca con la difesa a 4, schiera Pjanic qualche passo più avanti di una linea mediana e scopre finalmente che Hernanes, Khedira e Pjanic non possono giocare assieme. Questa è la dimostrazione che quantomeno si siano parlati all'interno dello spogliatoio. Sturaro, con tutti i limiti tecnici del caso, offre comunque un grande dinamismo. Io in quel ruolo vedrei meglio Lemina, ma sono scelte personali. Venendo al mercato, gennaio sarà un mese decisivo. Il Milan si rinforzerà molto. Per tale ragione occorre prestare comunque attenzione alle occasioni, alle opportunità del mercato. La Juventus può sanare delle pecche strutturali e pare, ultime notizie, si avvicina a chiudere un colpo molto molto facile. Si parla infatti di uno scambio alla pari di prestiti con diritto di riscatto di Hernanes e Rincon, il generale Rincon. Rincon è un centrocampista venezuelano, molto fisico, molto forte, soprattutto di corsa. A mio avviso è uno Sturaro leggermente più aggraziato, ma sicuramente uno di quei giocatori che possono essere utili, che accettano la panchina e che soprattutto offrono una varietà di soluzioni. Tra lui ed Hernanes, tutta quanta la vita Rincon. Anzi, strano che il Genoa se ne voglia privare. Si parla anche di Enzo Nzi, che è questo centrocampista francese molto forte fisicamente, apprezzato al Siviglia. L'unico problema qui è legato alla carta d'identità. Non è un giocatore freschissimo, neanche anziano, per carità, d'altronde come Rincon. Con la differenza che Enzo Nzi sarebbe un giocatore più pronto per giocare da titolare nella Juventus, un giocatore di corsa, un giocatore che ha il fisico di Khedira, ma ha una corsa pazzesca, ha un fisico integro, a differenza del tedesco che purtroppo dopo un tot di partite ha bisogno di star fermo. Quindi ci sono dei movimenti di mercato, tornerà Piazza, sta tornando Dybala, la Juventus sta recuperando dei pezzi pregiati anche per poter dar vita a quello che serve per dare una scossa all'attacco. La Juventus è il miglior del mondo, che si chiama Gonzalo Higuain, più di 300 reti in carriera, e deve soltanto innescare questa macchina del gol. Alla Juve arrivano pochi cross, arrivano poche verticalizzazioni dal centrocampo, la Juventus si affida molto, forse troppo, agli individualismi. Per diretta conseguenza, con un tridente, mascherato o meno, la Juventus può ambire realmente ad andare avanti in Europa con serietà e serenità. Partita di martedì sera fondamentale, perché a volte arrivare secondi può essere un vantaggio. La Juventus giocherà senza ombra di dubbio per strabattere i croati, riposeranno molti giocatori. La Dinamo è una squadra che purtroppo si trova per caso in Champions League, anche perché le cessioni di Rog e di Piazza l'hanno veramente indebolita tanto.